Pioli, la testa non era a Londra, ma pronti ho già in mente la squadra. Di nuovo all'inferno dopo 4 partite in paradiso, il Milan non trova pace. Soprattutto in vista della trasferta di Londra dell'8 marzo, oggi avevamo la testa alla Fiorentina. Non agli Spurs. Non abbiamo mai pensato alla sfida contro gli Spurs, assolutamente. Stefano Pioli ha parlato così dopo la sconfitta con la Fiorentina. Delusione, quello sì. Ma ora i rossoneri avranno subito l'occasione di riscattarsi, ho già in mente la squadra che schiererò a Londra. Più o meno. Vanno valutate alcune situazioni. Brahim Diaz su tutti, ma anche Ismail Bennacer. Tornato titolare dopo un lungo stop. Queste le parole di Pioli a Sky, abbiamo preparato la partita come dovevamo. La Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità, energia, duelli, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto occasioni per pareggiare, ma la prima fase ci ha penalizzato. Testa a Londra? Assolutamente no. Oggi la Viola ha giocato meglio, punto. Questo stop non ci voleva, abbiamo fatto un passo indietro rispetto all'Atalanta. Sarà una partita diversa, continuato Pioli, non conterà la prestazione di stasera. Il Tottenham arriva da 2 sconfitte, ma non conterà neanche per loro. Il Milan sarà pronto. Un commento anche su Davide Astori, ricordato al minuto 13. Oggi sono 5 anni dalla sua scomparsa, per me è una gara particolare. Ho appena salutato Bruno, suo fratello. Il pubblico di Firenze sa quanto è successo e sa soprattutto quando era bello Davide. Il Milan ha perso l'ennesima partita in trasferta. Una rarità rispetto all'anno scorso, parliamo di un dato che ci penalizza molto. È strano non riuscire a vincere fuori casa. L'ultimo commento è su De Ketelaer. Di nuovo titolare dopo più di un mese, ma ancora lontano dal 6 in pagella, ha fatto buone cose. Poi è chiaro che quando la manovra non è continua diventa più difficile trovare spazi per delle giocate. Si è mosso bene, ma la squadra poteva fare di più. Tutti. Testa a Londra, adesso. Appuntamento all'8 marzo contro gli Spurs di Antonio Conte, ho già in mente la squadra. Più o meno. Vediamo come starà Diaz. Sarà una partita totalmente diversa da oggi.